scopo del mandilo dei semi è veramente lo scambio. Nella sala dove si svolge questo scambio effettivamente non circolano soldi, non circola denaro, ma idee e baratti. Quindi chi viene può portare le proprie sementi e scambiarle, chi non ha sementi può portare una marmellata, una fetta di torta e le scambia con sementi poi da seminare per la prossima stagione. Quando è iniziato 16 anni fa era il primo in Italia, quindi ha attratto un po' di curiosità, no? Adesso per fortuna la manifestazione, il tipo di evento si è replicato in maniera esponenziale e sono molte le occasioni. Lo spirito è quello di prodursi qualcosa nel proprio orto e di tenere i semi invece di andarli a comprare ogni anno con le buste commerciali, e oltre ad avere il tuo seme della tua varietà lo puoi scambiare. Il termine mandillo è un fazzoletto a quadretti blu, bianchi e rossi che la gente utilizzava proprio come contenitore per gli ortaggi. In questo caso noi l'abbiamo riempito di semi per dare l'idea che comunque è un giorno in cui il giorno di Sant'Antonio Abate, un giorno di scambio, di preparativi, diciamo, la terra è ancora ferma ma si comincia a pensare cosa seminare poi in primavera. La parte produttiva del mandillo dei semi è organizzata dal Consorzio della Quarantina. Il Consorzio della Quarantina è un'associazione di produttori ma anche di persone interessate, appassionati di agricoltura, che ha come ambito territoriale tutto l'entroterra ligure. E siamo una quarantina di aziende produttrici di patate ma anche altre cose, e quello che ha fatto nascere il consorzio è il recupero delle varietà tradizionali di patate dell'Appennino Ligure. La principale è la Quarantina Bianca. Il consorzio riunisce una serie di amici e produttori, poi ognuno vende per sé. Il consorzio ha attratto subito persone, diciamo, anche interessate sia al recupero varietale però soprattutto alla sopravvivenza dell'agricoltura sulla montagna ligure. Oggi è una giornata particolare per il consorzio della Quarantina perché avviene la distribuzione delle patate da seme per l'anno prossimo. Noi all'interno del consorzio facciamo dei campi di tuberi che vengono poi dati ai soci che non hanno la possibilità di autoprodursi il tubero. E per questa festa di libero scambio di semi facciamo anche la distribuzione delle varietà che il consorzio tutela, le varietà locali liguri. Tramite il consorzio della Quarantina ho cominciato a piantare le antiche varietà nostre di patata, che hanno una resa maggiore e ci permettono di vivere un po' meglio sotto questo punto di vista, perché hanno una resa non alta come le altre ma si vendono a un buon prezzo. Io mi chiamo Barbara, sono qui rappresentante dell'azienda agricola La Sereta, anche agriturismo, quindi siccome sono da sola facciamo solo il banchetto della vendita e non dello scambio. Adesso qui da vendere abbiamo sciroppi, confetture, succhi di frutta e il sambuchino, che è una bibita frizzante fatta con i fiori di sambuco. È un prodotto su cui puntiamo parecchio, lo sciroppo di rose, che è stato molto valorizzato ultimamente in Valle Scrivia. L'associazione Parole di Terra è un'associazione culturale di promozione sociale. Ci troviamo in Liguria, territorio delle Valli dell'Antola, Valle Scrivia in particolare. Abbiamo appena terminato il premio Parole di Terra, quello dedicato alla cultura rurale. Quest'anno è andata molto bene, abbiamo ricevuto molte opere, abbiamo dedicato la premiazione alla narrativa, è stata una buona presenza sia di scrittori sia di pubblico. Abbiamo iniziato con l'accoglienza di un ospite veramente gradito, che è il regista Giorgio Diritti. Sicuramente nell'ambito della mia attività in generale il mondo contadino ha sempre avuto un grande rispetto, una grande attenzione, e dove dico il mondo contadino dico soprattutto il rapporto dell'uomo con l'ambiente, con la terra, con le origini, con l'aria, con l'acqua, con cose che non sono per forza fare anche il contadino, ma avere un rapporto naturale con le cose.
d'Italia.